Tra poco torna Bianco e Nero col professore Gaetano Iaquinto, è pronto per la nostra intervista. Prontissimo. Certamente. E allora, tra poco con Bianco e Nero. Gaetano. Iaquinto. 76. Medico. Amore per la ricerca, per l'educazione, per la professione. Poco impegno per la famiglia, da sempre. Passeggiate, ma soprattutto escursioni anche di montagna, come avviene per esempio al Sentiero degli Dei di Praiano. Napoli. Benvenuti ad una nuova puntata di Bianco e Nero. Oggi sono molto contenta di avere come ospite il professore Gaetano Iaquinto, primario di gastroenterologia della clinica Santa Rita, dove siamo ospiti. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. Allora, professore, la nostra trasmissione, lei come sa, è un po' tra il pubblico e il privato, è una chiacchierata un po' per scoprire il nostro intervistato. Cominciamo sempre con una domanda. Perché si resta, in questo caso lei è napoletano, lavora da tanti anni in Irpinia, perché si resta al sud? Perché ha deciso di restare qui? Beh, ho deciso di restare al sud perché, diciamo, la mia terra di origine è questa qua. Sono nato a Napoli. Ho avuto occasioni nel 1980 di essere primario a Sanremo, quando ho fatto il primo stage a San Martino di Genova nella gastroenterologia di Cheli. E in quell'occasione si aprì il concorso primariale a Sanremo, però poi decidemmo con Milena, mia moglie, di restare qua, perché si può stare ed essere nobili, eccellenti e culturalmente elevati e professionalmente elevati sia se si sta da Tripalda, sia se si sta a Milano, sia se si sta a New York. Quindi non è tanto il posto che fa praticamente la persona, ma è la persona che fa il posto. Bellissima risposta. Chi era il professore Iaquinto da bambino? Perché insomma, chi fa una professione come la sua è un po' la sogna, no? Visto che è una missione, tutta la retorica legata alla sua professione, che però è profondamente vera. Lei da bambino che sognava? Io da bambino sognavo di fare il medico. E quindi ho avuto una grande fortuna, perché mio padre mi ha molto supportato in questa mia idea, e poi ci sono state le fortune successive, perché sono stato molto fortunato poi nel realizzare questa professione. Sì. Ho incontrato durante il percorso della mia vita tre persone eccezionali. Uno si chiama Mario Rambaldi, che era il direttore della clinica medica di Napoli, ma poi venne a fare il primario qua. Sì. E portò qua tutti noi giovani dall'università, e la medicina di Viale Italia prese piede negli anni 71-72. Rambaldi, che era un grande perché aveva una lungimiranza notevole, decise poi di smembrare la medicina. Sì. Quindi noi siamo stati in medicina per 10 anni, e poi si è deciso che ognuno di noi abbracciasse una specialità. In quell'occasione Roti Roti andò in cardiologia, Siciliano in nefrologia, Russo in medicina d'urgenza, Cerciello in pneumologia, D'Avanzo in allergologia, Iaquinto andò in gastroenterologia. Ma per andare in gastroenterologia ognuno, e per me ma anche per gli altri, andò via da Avellino. Certo. Per un anno. Io andai al San Martino di Genova, dove Rodolfo Cheli era il presidente mondiale dell'endoscopia digestiva. Era il direttore
della più grossa rivista italiana di endoscopia digestiva, creata da lui, fondata da lui, sì. E quindi ebbi in quell'anno l'occasione di conoscere un po' tutta la gastroenterologia del mondo, perché facevamo capo tutti al San Martino di Genova. Assolutamente. E quindi da là poi siamo partiti con l'avvio di una gastroenterologia al Moscati di Avellino. Quando tornai nel 79 dal San Martino, Rambaldi mi avviò verso un'apertura di uno scenario nuovo, di una nuova specialità che fu questa qua. Quindi noi abbiamo creato una delle prime gastroenterologie italiane nel 1979. Mentre lei parla, mi viene da riflettere su come spesso si decida di emigrare, no? Dire se uno ha un problema di salute, vabbè, non mi fido della, sì. Della medicina locale, vado a Roma, vado a Milano, vado a New York pur di trovare la soluzione, invece spesso la soluzione è molto più vicina di quanto pensiamo. Come è cambiato il rapporto tra il medico e il paziente in questi due anni di Covid? Nel senso che lei è un medico molto all'antica, quando visita un paziente fa una visita veramente profonda, accurata. Ora non so se questa cosa, se è una impressione mia, col Covid molti hanno avuto paura, c'è stato un allontanamento, le visite online o per telefono, è una impressione, non so, mi dica no, se le corrisponde. È cambiato tanto, perché certamente riandrei un momento indietro, perché c'era prima il medico di famiglia, sì. C'era prima un medico specialista ambulatoriale esterno, c'era e c'è il medico ospedaliero e c'è il medico universitario. Ognuno aveva un ruolo di grossa importanza. Sì. Il ruolo del medico di famiglia era ed è di una importanza notevole, perché tutto il filtro delle patologie banali, minori, certo. Ma anche di quelle di secondo livello, passano tutte per il medico di famiglia. Quindi io sono dell'idea che la medicina di base dovrebbe avere un momento, una riflessione globale su quella che è un po' un ripensamento relativo alla rieducazione e alla riformazione, perché passare in ospedale o in università per due mesi l'anno per tutti i medici di base per aggiornarsi sarebbe la cosa più bella, perché questo fa in modo che ci sia poi un'integrazione territorio ospedale, certo. Che è molto più di quella che adesso, perché adesso sembra più che ci siano. E mentre prima la ricerca, perché parliamo un po' di tutto, sì. Quella che è l'anima della professione medica è la clinica. Però se la clinica è fine a se stesso e non ha anche radici di ricerca, che è una ricerca clinica applicata, certo. Non c'è quella spinta che ti fa portare avanti con amore la tua professione per anni e anni e anni. Io sono stato per 40 anni al Moscati, ma andato via dal Moscati sto qua da 10 anni. Sono 50 anni che io da Napoli faccio il pendolare per Avellino e questa è la mia seconda città, perché 50 anni sono stato qua. Però la fortuna più grande dopo quella di Rambaldi e quella di Kelly a Genova per la clinica gastroenterologica, certo. È stata quella di Zabo a Boston, all'Harvard. Quando c'è stato nel 1986 il congresso mondiale di gastroenterologia, sì. A San Paolo del Brasile, la lettura di Jacinto Fuscelli, Jacinto Rambaldi ed altri, Tacone ed altri, Guarino, sì. Fu la prima lettura che apriva il congresso mondiale. In quell'occasione c'era Zabo, che era il grande biologo molecolare dell'Harvard Medical School di Boston. E lui dopo si avvicinò e mi disse se io volevo avere una collaborazione con loro a Boston e sulla patologia di tipo gastrico, gastroduodenale, perché loro avevano grandi interessi di ricerca su quelli che erano i farmaci di protezione gastrica. Sì. E allora
Dopo di questo, dopo Genova, me ne andai poi 6 mesi a Boston, all'Harvard, e dove abbiamo iniziato poi un altro percorso, che era il percorso della ricerca. E in quel periodo c'erano tante molecole che venivano fuori, perché lo stomaco viene aggredito, certo, da 2 o 3 fattori. Al primo posto c'è l'Helicobacter, al secondo posto ci sono gli antinfiammatori, al terzo posto c'è l'alcol. E noi, insieme al gruppo Harvard, portiamo avanti 2 o 3 grossi ricerche di studio con delle molecole che poi abbiamo portato in Italia per la prevenzione del danno gastrico da antinfiammatori e da alcol. Insomma. Abbiamo pubblicato su grandi riviste e su questo poi ho avviato un discorso, un percorso che era tutto il contrario di quello da cui avevo avuto origini. Perché nel 74 io me ne ero andato a Bolzano, sì, ma anche a Belluno, sì, perché queste erano le zone, le città di grosso consumo alcolico. Alcolico, certo. In un contesto di questo tipo restai là 3 mesi insieme a Lucia Gozzino, anatomopatologo, sì, di Napoli, e perché pigliammo tutte le pancreatiti da alcol o i tumori del pancreas da alcol. Il nostro primo amore è stato il pancreas, certo, e quindi noi facemmo 3 mesi, 6 mesi poi, e poi di studi autoptici, perché non andammo in clinica, ma noi andammo in anatomia patologica, dove si facevano autopsie a tutti quelli che praticamente avevano, diciamo, decedevano, certo, questo o per alcol o per altre cose. Per cui trovammo tanto materiale sul danno pancreatico d'alcol, che per cui tutte le prime pubblicazioni erano tutte nostre, da rivedere, tutte sulle pancreatiti, sì, alcoliche, sì, e non alcoliche. Questa fu la prima parte. Della... Poi successivamente a Genova si avviò un discorso su quello che era praticamente i danni gastrici da Helicobacter pylori. E là poi la fortuna fu che insieme al gruppo della Georgetown portammo avanti un discorso di ricerca sull'Helicobacter. Nel frattempo era uscito l'Helicobacter come causa di danno gastrico. Certo. E insieme al biologo molecolare che era il professor Antonio Di Luca di Napoli, che adesso è a Napoli, e che era allora alla Georgetown, portammo avanti discorsi su come l'Helicobacter potesse avere un ruolo nel cancro gastrico, e abbiamo pubblicato e abbiamo scritto articoli notevoli su come questo batterio dello stomaco portava al tumore dello stomaco. Insomma, professore, lei ha talmente tante cose da raccontare che il tempo a disposizione è tantissimo. No, le volevo anche chiedere, visto che ha girato tanto il mondo, quanto, per naturalmente motivi in questo caso legati alla sua professione, quanto l'ha cambiata? Cioè, quali sono i posti ai quali è più legato dal punto di vista umano, professionale? Guardi, è importante avere un padre che ti dia supporto alla e tua aiuto, formazione, alla tua, al tuo amore per la professione che hai. Se hai la capacità di avere, o la fortuna di avere questi padri, 1, 2, 3, allora volerai. E non posso dire qual è stato il migliore centro o struttura. Lei pensi che con 2 primari di gastroenterologia italiani, il professor Sergio Gullini di Ferrara, sì, il professor Chilovi di Bolzano, insieme a Stock Brugger, che era il direttore dell'Erasmus a Bruxelles, tutti e 4 nel mese di agosto ce ne andavamo 7 giorni in giro per il mondo, in posti diversi, a capire come si faceva la gastroenterologia in quei posti. Bellissimo. E quindi siamo stati a Kyoto, in Giappone, diciamo accolti in un modo meraviglioso dal professor Susumu Okabe, che era il direttore della
farmacologia e gastroenterologia. Sì. Siamo stati da Norman Marcon in Canada, ma siamo stati anche in Tanzania, perché in Tanzania bisognava fare tanto e abbiamo fatto 2 settimane di grossa educazione formativa in quella struttura, l'ospedale di Mwambasi. Bellissimo. E erano arrivati dei fondi notevoli dall'Europa, per cui avevano aperto una gastroenterologia. Avevano chiesto a noi di fare educazione formativa su fegato, su stomaco. Bellissimo. E sull'intestino. E abbiamo fatto praticamente questa, diciamo, escursione. Per cui il fascino è un po' dappertutto laddove c'è da imparare. E da apprendere. E da apprendere. E allora la chiacchierata è ancora lunga, la continuiamo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Seconda parte di Bianco e Nero, sempre con il professore Gaetano Iaquinto. Allora, professore, tra le tante cose che lei ha fatto, ricordiamo che dal 2000 al 2013 è stato primario del Moscati, sì. Ma aveva già lavorato per tanti anni prima lì. Tra le tante cose che sono andata a leggere nella sua biografia, lei ha fondato la sezione Irpina per ammalati di celiachia, ha istituito un club per alcolisti di trattamento nel 91 e ha avviato l'attività di day hospital, cioè vari passaggi fondamentali che oggi diamo quasi per scontati, ma che credo siano stati rivoluzionari quando lei ci ha lavorato. Certamente, certamente. Fare un'associazione per la celiachia, quando la celiachia non la si conosceva. Certo. Negli anni 70-80 la celiachia era una malattia rara. Negli anni 50 la malattia era 1 su 2000. Oggi è 1 su 80. Figurati. Quindi non è più una malattia rara la celiachia. Però, essendo una malattia rara, volevamo educare e abbiamo creato questa struttura. Poi abbiamo creato una struttura per le malattie infiammatorie croniche intestinali, retocolite ulcerosa e morbo di Crohn. Abbiamo creato un telefono per queste malattie, dove una persona dedicata aveva praticamente un contatto con i pazienti per tutte quelle che erano le problematiche loro. Abbiamo creato uno dei primi centri di malattie infiammatorie intestinali, adesso oggi al Moscati di Avellino, col dottore Giardullo e il dottore Melina. C'è circa 1.200 pazienti con malattie infiammatorie che vengono seguiti con trattamento biologico in un modo eccellente. Forse è il secondo o terzo centro campano nell'arruolamento. E nel e quindi abbiamo creato tante cose, ma abbiamo creato anche una società italiana di alcolologia. Lei pensi che nel 80-81, 50 anni fa, nasceva una società italiana di alcolologia per far conoscere agli altri quali fossero i problemi fisici e mentali dell'alcolismo. Abbiamo fatto venire qua ad Avellino il primo congresso italiano di alcolologia, abbiamo fatto venire Udo Lin, che era praticamente questo personaggio psicoterapeuta di Zagabria, il quale avviò tutte le procedure nel mondo per i cosiddetti CAT, club per alcolisti in trattamento. Furono creati da lui, furono portati in tutto il mondo. Tutto il mondo. E aprimmo anche qua ad Avellino 2 CAT, 2 centri per alcolismo in trattamento. Quindi tutto un excursus di patologie varie collegate o non ad aggressori, quali l'alcol e tutto il resto. E poi adesso c'è questa struttura che è il Moscati, che anche quella è nata in un modo eccezionale, perché tutti erano gastroenterologi quando io sono arrivato là, ma poi abbiamo anche là creato delle subsezioni e quindi c'era il gruppo che si interessava di endoscopia diagnostica ed operativa e interventistica, sì, con Nicola Giardullo, c'era il gruppo IBD con Raffaele Melina, c'era il gruppo epatologia e il gruppo motilità con Vittorio D'Onofrio. Quindi abbiamo creato vari settori che si occupassero. E abbiamo anche là praticamente, e la cosa più bella, gliela dico, sì, e lo consiglio a tutti i direttori di orchestra, una volta al mese chiudete i reparti, fate audit su argomenti nuovi
con la condivisione di tutto il team. Certo. Era quello che facevamo noi, l'ultimo lunedì di ogni mese, no interventi, no. Tutti insieme a parlare di tutto. Tutto. La parte sterilità, sterilizzazione, disinfezione degli endoscopi, si parlava di quello. Sanificazione degli ambienti, si parlava di quello. E c'era praticamente l'intervento degli infermieri. Per un confronto continuo. Certo, era un... E poi, l'ultimo giovedì di ogni mese, sì, ci si vedeva a Viale al Moscati nuovo, per, con i chirurghi, Grafa, con gli oncologi, Gridelli. Per un confronto. No, si parlava di pancreas. Ah, ok, quindi tutto... Creammo una task force su questo. Tumori del pancreas. Molto, molto interessante. Alla Santa Rita, prima di andare a fare il gioco delle foto, ora quali progetti ha, quali programmi ha? Perché lei è uno che non si ferma mai. Anche qua io sono stato molto fortunato, ma io sono sempre fortunato, tranne per una cosa di cui non ne voglio parlare. È la cosa più brutta poi che mi è capitata. Però sono stato, nella professione sono stato fortunato. Sono arrivato qua e ho trovato, prima era Tacone, sì, poi è arrivato il nuovo presidente Schiavone che ha aperto le porte alla gastroenterologia. Negli ultimi mesi sono arrivati endoscopi nuovi, sono arrivate attrezzature nuove per l'endoscopia, ma sono arrivate anche attrezzature nuove per la radiologia, per la diagnostica. Quindi ci siamo aperti praticamente, abbiamo fatto un grande salto di qualità. Quali sono i progetti per la Santa Rita? Sì. Glielo dico subito. Sono quelli di continuare a fare prevenzione, diagnosi e terapia per le patologie dell'apparato gastrointestinale per quanto riguarda tutta quella che è la nostra, diciamo, competenza da un punto di vista diagnostico, da preventivo, diagnostico e terapeutico. E qua ci stanno dando una mano, molto una mano, il presidente, il direttore sanitario e gli amministratori delegati. In tutto questo il futuro è... Noi non siamo competitivi con gli ospedali. Io penso che ci debba essere sempre una integrazione tra pubblico e privato. In questo modo il meglio degli uni va agli altri e viceversa. Abbiamo deciso di fare un convegno a novembre dove, poiché noi abbiamo un rapporto eccellente di ricerca col CNR, sì, soprattutto sulla celiachia e soprattutto sulle malattie infiammatorie, sì, intestinali da circa 20 anni, di fare un convegno che venga ad essere un po' snaturato, in parte qua, in parte al CNR, in parte al Moscati. A molto vale per avremo comunicare, per dialogare. Sì. Allora, professore, cominciamo un po' col gioco delle foto, perché insomma la sua carriera professionale è brillante, è destinata a continuare, però lei è anche uno che ama il bello e ama l'arte. Tra le tantissime foto che mi ha mandato, comincerei da quelle che riguardano la sua bellissima casa di Praiano, che è una casa meravigliosa sul mare, che si chiama Casa Milena in onore di sua moglie, che non c'è più. Che cosa ha rappresentato per lei sua moglie? Se ce la fa a parlarne, ma penso che è talmente una cosa... A parte una bellissima donna, sono una di sue due figli che si chiamano? Danila. Salvatore. E sono Salvatore è un medico come lei? Gastroenterologo a Roma, Danilo invece è dirigente in un'azienda farmaceutica di Milano da 20 anni. E beh, Praiano è dopo Napoli, perché Napoli è al primo posto, e poi dopo Avellino, perché Avellino è il secondo posto, e viene anche Praiano. Praiano siamo stati là 22 anni. E abbiamo acquistato una casa per niente, perché era stata data da un remorseri, donata alla comunità di Sant'Egidio di Roma, l'abbiamo presa dalla comunità, sì, di Sant'Egidio, ma era di un personaggio di una eccezionalità meravigliosa, un pittore, un poeta, uno scrittore, un giornalista, era presidente dell'EUR di Roma, Remorseri, ha continuato ad avere continuità culturale nella villa che era sua
E quindi noi abbiamo cominciato poi da allora ad avere centinaia di ospiti in questa villa ed ogni anno il 7 di agosto si faceva un grande concerto a casa nostra. In occasione del suo onomastico, giusto, di San Gaetano. San Gaetano si facevano concerti di musica classica, perché poi ho avuto 40 anni fa l'onore e il piacere di conoscere il mio carissimo amico Corrado Lembo, procuratore ultimo a Salerno per tanti anni, ma è stato procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, è stato il vice della Superdia, ma lui era un grande melomane, mi ha trasmesso questo grande amore per la musica, per cui con lui abbiamo continuato poi. Lei pensi che a Praiano abbiamo fatto una follia, quella di fare un concerto sull'acqua. Bellissimo. Utilizzando una palafitta notevole sono arrivati 60 orchestrali su questa che palafitta, meraviglia. Che erano gli orchestrali del Conservatorio Cimarosa di Avellino, perché allora era presidente Luca Cipriani. Sì. E quindi facemmo questo link. Bellissimo. Per fare queste musiche sull'acqua con le musiche di Handel, proprio la water music. Meraviglioso. E quindi è stata una serata. E da allora poi abbiamo continuato a fare. Fino a creare la Neonata Associazione, no? Due mesi fa, però, prima di due mesi, quattro anni fa, sì, ebbi la grande fortuna di conoscere, ma non li conoscevo già, ma sì, conoscevi a fondo, l'attuale sindaco di Praiano, Anna Maria Caso, e Don Luigi, il parroco praticamente della chiesa di San Luca. C'era qua questa struttura del 1500, la congrega, che era meravigliosa, però era tenuta così Bambo male, abbandonata. Per cui l'attuale sindaco Anna Maria Caso, insieme a me, decidimmo di fare questo progetto che inoltrammo poi alla Regione Campania per la ristrutturazione della congrega e per la realizzazione di una casa della musica. Noi donammo, la mia famiglia, Milena, io, sì, e i miei figli, 1200 vinili alla struttura. Bellissimo. Che adesso sono tutti là, lei li vedrà quando verrà. Bellissimo. Il 6 di giugno all'inaugurazione. Abbiamo donato un pianoforte del 1800, un organo del 1800 e poi abbiamo fatto tanto per tutto il resto, per cui noi adesso teniamo là una realizzazione di un'associazione che si chiama Praiano Chamber Jazz Music, che abbiamo costituito dal notaio. Sì, ce l'ha foto, me l'ha mandata. Me l'ha mandata. E praticamente abbiamo già il pannello dei 12 eventi di quest'anno, primo il 6 giugno, sì, l'ultimo il 12 settembre, sì, e quindi ogni mese avremo i due o tre eventi. Il direttore artistico è il primo contrabbasso del San Carlo, che si chiama Carmine Laino, e lei lo sentirà. Bellissimo. Alla prima del... C'è tanta bellezza nelle foto che mi ha mandato. La più fortunata è Kitty, che è il gatto. Ketty, che è il suo gatto meraviglioso, che vedo proprio a suo agio. Ketty per la mia Giorgiana che sta. Kenny, perché il nome del gatto, okay, è Kenny. La Giorgiana la chiamo Ketty, ma è Kenny. Kenny. Che cosa vede dalla sua casa? Via Partenope? Vedo Capri, Sorrento, e vedo tutto il bello del Vomero, insomma è tutta la parte, perché è proprio sul Castel dell'Ovo, sì, 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 quindi è proprio sul mare. E la bellezza aiuta a vivere meglio? La bellezza meglio aiuta tanto, perché quando non c'è più, da qualche anno, Milena, mia moglie, diciamo che lo stare là mi dà anche un piacere immenso nel godere un poco anche il panorama per quel poco che ci sto, perché certo, comunque parto la mattina e torno di sera. E in quella casa di Napoli, Luis De Gennaro, che lei conosce sicuramente, il maestro che salutiamo, ha fatto un concerto meraviglioso, perché a Napoli, come a Milano e a Torino, c'è Napoli Piano City. Certo. Ogni anno 60 case di Napoli aprono le proprie case a tutti. Bellissimo. Per concerti di pianoforte. Sì. E Luis, quattro anni fa, in occasione di Napoli Piano City, venne a suonare a casa mia e ha fatto un concerto meraviglioso. C'erano 60 amici,
ma che io non conoscevo perché era un po' perché era il comune che gestiva l'ingresso di queste persone che io non conoscevo. E quindi 60 che hanno assistito al concerto dell'anarchico Luis Di Gennaro, che noi amiamo chiamare così. Allora, lei mi ha mandato tantissime foto qui. Questa è una ingegnera celiaca di Bologna. Sì, che è sua paziente? È mia paziente. Alla quale è particolarmente affezionato. Allora, poi mi ha mandato foto di tantissimi convegni. Qui dov'era, professore? E beh, questo è uno dei più belli. Questo è fatto a Cracovia. E là c'era un po' tutta la gastroenterologia mondiale, ma soprattutto c'era il premio Nobel, quello più anziano al centro, sì. Che si chiama, vede? Sì, lo vedo. Robert Barron, sì. Quello che ha scoperto insieme a Barry Marshall l'Helicobacter pylori nello stomaco dell'uomo, era qua, e noi stavamo qua tutti quanti perché invitati da Tom Brzozowski, che era il direttore della fisiologia alla Jagiellonian University, che è una delle più famose e prestigiose, fummo invitati a questo congresso ed io portai una lettura sulle malattie infiammatorie intestinali qua. Allora, in tante foto è con sua moglie. Qui era Avellino 1986, mi dice organizzazione del congresso italiano di alcolologia. Questo riferendoci sempre a quello che abbiamo detto prima. E poi mi ha mandato un'altra foto con, credo sia scattata, ora la commento. Di alcolologia o al congresso mondiale? Mi faccia vedere. Allora, qui? E qui siamo invece a Long Beach, California. Sì. E questo è l'altro Barry Marshall, sì, australiano, che con Robert Barron, che stava nell'altra, tutti e due, hanno scoperto l'Helicobacter. E lui qua fa vedere il mio articolo, sì, pubblicato, dove diciamo che l'Helicobacter è la causa del cancro gastrico. Qui? Qui invece siamo a Pécs, in Ungheria, ed è stato adesso proprio a ottobre, sì. E qua è stata una cosa meravigliosa, perché io non sapevo niente, mi hanno chiamato. L'hanno premiata. Ma io non sapevo niente, perché avevano loro scelto 5 personaggi, sì, del mondo. E hanno premiato, come fanno ogni anno, con questo detto premio Robert, André Robert. André Robert è stato premio Nobel nel 1972 perché ha scoperto come lo stomaco si rompe. Certo. E questo avviene perché? Perché lui ha detto, se noi teniamo una cascata che si viene interrotta, è la cascata delle prostaglandine, si chiama, sì, che parte dall'acido arachidonico per arrivare alle prostaglandine. E c'è una sostanza, i FANS, il Brufen, sì, il Voltaren, tutte quelle cose che rompono questa cascata, sì, le prostaglandine non vengono più sintetizzate e non c'è più protezione gastrica. E lui ebbe il premio Nobel perché capì qual era il meccanismo con cui gli antinfiammatori rompevano lo stomaco. Io sono stato onorato di questo premio André Robert. Bellissimo. Anno 2021. È stata una cosa meravigliosa. Meravigliosa. Allora, professore, noi di solito chiudiamo sempre la nostra puntata di Bianco e Nero con una domanda che è un po' marzulliana, ma insomma credo che sia importante. Che cosa, tornando indietro, non rifarebbe e che cosa deve ancora fare? Farei tutto quello che ho fatto, perché è stato tutto fatto in un modo meraviglioso. E che cosa rifarei? Che cosa deve ancora fare? Penso tanto, Non lo so, però posso dirle che voglio portare ancora per qualche anno un po' di ricerca e un po' di cultura medica, ma soprattutto anche di educare gli altri nel campo del bello, che può essere la musica, che può essere la pittura, e poi dedicarmi un poco di più anche ai miei figli, alle mie nipotine che vivono a Milano. Come si chiamano le nipotine? Marina numero uno, Diana numero due. Come si fa a educare al bello? Partendo anche con le nipotine, secondo me pure lei educa molto al bello. Cioè, anche sentire la musica, leggere un libro, vedere un'opera d'arte. La prima nipotina, Marina, canta. Ma canta, diciamo, canzoni country, ma una voce meravigliosa. L'ultima invece presenta come lei.
tutti gli eventi che abbiamo fatto a casa nostra a Praiano, lei presenta. Negli ultimi 4-5 anni li presentava la mia nipotina di 8 anni. Che bello, meraviglioso. Grazie professore. Grazie a lei. Allora, grazie al professore Gaetano Iaquinto, grazie alla Clinica Santa Rita che ci ha ospitato, grazie a Marianna Guerriero, ad Alessio Bonazzi, ci vediamo alla prossima puntata di Bianco e Nero. Come on, come on, come on, come on.